Ed un saluto a tutti carissimi amici, ben ritrovati nel mondo dell'essere o bell'essere. Qual è il vostro problema? Enza, ben ritrovata anche a te, ti saluto subitissimo, Grazie ciao. Barbara, ciao e ciao a tutti quelli che ci seguono. Ciao a tutti, sì, anche perché ci stanno scrivendo davvero tante persone e su questo siamo felici. Oggi infatti c'è chi ci ha già fatto delle domande, quindi vogliamo proprio dare anche delle risposte, perché è vero, tra poco siamo in primavera. Eh sì, non vediamo l'ora. Le giornate sono già belle adesso, però molti risentono di questa sindrome della primavera. Quindi insieme a te vogliamo capire di cosa si tratta e soprattutto anche da cosa dipende. Va bene, ma guarda, ci sono diverse persone che ne soffrono sempre più, devo dire. In sintesi si tratta di un mix di sintomi che vanno dalla semplice spossatezza fino ad arrivare ad un vero e proprio malessere fisico e anche mentale. Diciamo che aspettiamo tutti con ansia questa luce del sole che arriva, quest'aria frizzante che arriva dopo il periodo di, chiamiamolo, letargo invernale in un certo senso, no? Questo va a risvegliare un po' tutte le attività del corpo, incluse l'attività delle ghiandole endocrine dell'organismo, che appunto aumentando l'attività si fanno sentire di più, no? A causa di questo il nostro corpo deve lavorare sicuramente di più per adattarsi al cambiamento e di conseguenza è naturale anche una maggiore stanchezza in questo senso. Mi piace questo, il nostro corpo deve lavorare. E cosa fa il nostro corpo? Perché giustamente deve lavorare. Un po', immaginiamo proprio come letargo vero e proprio, no? C'è un periodo di inattività, vabbè, non totale, fortunatamente per noi come gli animali, però è molto simile, no? Questo periodo di in inverno in cui ci rifugiamo, amiamo stare in casa, diventiamo anche un po' più pigri, sono tante le cose che determinano questo periodo. E appunto con l'aria frizzante che arriva di primavera viene anche più voglia di fare una specie di risveglio proprio delle attività, dell'organismo, eccetera. Questo va sicuramente a stimolarci proprio fisiologicamente, a lavorare di più e in parte, poi ci sono anche altri fattori ovviamente, e ci si stanca maggiormente anche in questo senso, ma ci sono altre cose che interferiscono con questo, Barbara. Infatti io vorrei proprio chiederti quali sono i sintomi che si presentano, a cosa dobbiamo anche stare più attenti. Ecco, allora, a parte quello che abbiamo appena detto, che appunto c'è questo risveglio dal letargo invernale e che porta una maggiore attività, quindi ci stanca proprio in modo di conseguenza, no? In modo naturale. Però c'è da dire che a questo, può anche a questa sindrome di primavera, tra virgolette, può anche contribuire un eccesso di tossine accumulate proprio durante la stagione invernale, che naturalmente va un po' a rallentare anche l'organo scusami, il lavoro degli organi motori come fegato, intestino, reni, proprio gli organi che sono incaricati a mantenere pulito l'organismo, ad eliminare questo eccesso di scorie che l'organismo produce, anche di tossine che si accumulano durante questo periodo. Beh, questo ci può dare sicuramente una maggiore sensazione di malessere, che può comprendere, come dicevamo prima, un'eccessiva stanchezza, una spossatezza fisica e mentale, un maggiore nervosismo, siamo più soggetti a irritarci facilmente, possiamo avvertire più problemini a livello intestinale o magari subentra un po' di insonnia, qualche stato di tristezza, non voglio dire depressione perché parliamo già di una patologia, però uno stato di tristezza, uno stato di malinconia più presente, diciamo, e si accentuano anche le eventuali allergie di cui possiamo soffrire. Questo si aggiunge un po' a quello che dicevamo prima, no? Diciamo che poi è importante però andare a recuperare le forze, no? Di fronte a questo, in un periodo di questo genere. E come se volete, se vuoi, ne possiamo anche parlare. Bravissima, anche perché io volevo dire una cosa, la primavera a me è sempre piaciuta, soprattutto per i colori, perché c'è davvero, anche quando esci, i prati che iniziano a fiorire, quindi tutti questi fiori, ma proprio i colori che sprigiona. Aromaterapia per i profumi nuovi che sentiamo, cromoterapia per i colori, come dici tu, tutte cose che sicuramente vanno a influenzare anche il nostro umore, no? Certo. Molte volte ti basta vedere un bel paesaggio, un bel dipinto anche con i colori, come dicevi tu, e già cambiamo umore, no? Siamo più felici, se proviamo più gioia, diciamo. Poi, sai, ognuno ha
alle sue preferenze sotto questo aspetto, però come dici tu, la primavera porta davvero un risveglio sotto tutti gli aspetti. Con questo risveglio però qualche problemino si può appunto verificare come può Verificare. accompagnare appunto questo risveglio così piacevole e gradevole. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Allora, ecco, c'è da dire anche questo, che la primavera è proprio uno dei momenti migliori dell'anno per affrontare eventualmente una cura disintossicante e depurativa, che vada ad eliminare funghi, muco, batteri o eventualmente anche dei parassiti che possono rimanere lì nel nostro organismo perché si trovano bene, no? Quindi si creano il loro habitat naturale. E c'è da tener conto che proprio in questa stagione, come così anche come l'autunno, proprio il cambio di stagione, vanno a moltiplicarsi, peggiorando un po' tutti i sintomi di malessere che abbiamo elencato prima. In particolar modo, diciamo, le allergie aumentano proprio in questo periodo, quindi è proprio il periodo migliore per avvicinarsi a un programma depurativo disintossicante. Diciamo che esiste proprio un sistema di disintossicazione, io chiamo fisiologico perché mi piace chiamarlo così perché rispetta molto i cicli dell'organismo, i cicli appunto del nostro corpo. E oltre ad agire su queste presenze patogene che abbiamo visto, vanno proprio ad aumentare l'energia di cui abbiamo bisogno in questo periodo maggiormente. Di conseguenza ci aiutano anche ad aumentare le nostre difese immunitarie. E c'è da dire che se qualcuno avverte questo tipo di sintomi elencati prima durante il cambiamento di stagione, sicuramente va ad attenuarli, va ad aiutare ad accompagnarsi meglio in quello che è la primavera che precede poi la stagione estiva, un'altra stagione in cui è importante adottare degli accorgimenti. Ecco, e noi vediamo comunque anche nel periodo invernale ci sono proprio persone che amano praticare sport all'aria aperta, quindi anche queste soffrono di sindrome di primavera, magari usano proprio tanti accorgimenti, una dieta bilanciata, insomma, uno stile di vita come proponiamo noi sano. Sono soggette anche queste o sono solo determinati tipi di persone che soffrono di questa sindrome? Allora, sicuramente le persone, come abbiamo sempre detto, Barbara, perché è un po' il nostro motto, no? Sano stile di vita, si va a fare prevenzione, si aumenta lo stato di benessere. Quindi diciamo che queste persone che sono attente, in qualsiasi periodo dell'anno, quindi non si fanno fermare magari a fare la loro camminata all'aperto, perché magari viene giù un po' di neve, un po' di pioggia, via dicendo. Sono persone che regolarmente seguono, dei programmi. Noi seguiamo tante persone che percorrono, diciamo, questa strada del benessere proprio per mantenere l'organismo alla massima efficienza. Sicuramente affrontano forse meglio il cambiamento di stagione, questo non forse, questo lo diamo per certo. Certo, ci sono anche altri fattori che possono incidere, magari anche situazioni emotivamente un po' delicate che ne risentono in particolar modo proprio nei cambi di stagione, quindi ci possono essere anche altri fattori che portano a questo tipo di malessere generale che si prova durante il cambio. Quindi subentrano altre situazioni da valutare, però in linea di massima è una risposta automatica. Più sto attenta al mio organismo, ai bisogni del mio organismo psico-emotivi, più sto attenta e soddisfo questi bisogni, più affronto meglio i cambiamenti che l'organismo deve attraversare, no? Ecco, allora io già invito a scriverci, continuate a scriverci e anche per entrare meglio nel merito di quanto noi diciamo. Però voglio entrare già con te un po' in merito a questo. Tu giustamente dici c'è un percorso detox da fare, dobbiamo aiutarci e aiutare il nostro organismo. Dettagliamo un po' questi prodotti che ci danno questa mano. Sì, allora, come sai non amo parlare particolarmente di prodotti perché diventa una forma di pubblicità che non è questo il luogo adatto, diciamo, la sede adatta, però più che di prodotti mi piace parlare di percorsi, di programmi che noi utilizziamo e consigliamo proprio a livello anche stagionale. Si lavora per fasi, perché abbiamo detto prima che una delle cause per cui si soffre in questo momento di malessere generale, di sintomi che abbiamo come quelli elencati prima, è anche perché il nostro corpo, il nostro organismo in inverno elimina meno tossine, accumula più tossine, mi correggo appunto, accumula più tossine che fa fatica ad eliminare nel periodo invernale, diciamo, maggiormente nel periodo invernale. Quindi
Questo accumulo di tossine è dovuto al fatto che anche i nostri organi motori, intestino, fegato, reni, eccetera, magari si impigriscono, lavorano un po' meno, accumulano di più proprio per una ridotta attività che pratichiamo durante l'inverno, anche una ridotta attenzione a quello che è la nostra alimentazione. Quindi i programmi, i percorsi che consigliamo sono proprio dei percorsi specifici per aiutare questi organi a lavorare meglio, per aiutarli a fare proprio la loro funzione di emuntori, di eliminazione di quello che sono le tossine introdotte nelle 24 ore, ma anche le scorie vitali che il corpo stesso produce. Quindi si susseguono questi programmi, sono delle fasi studiate ad hoc, diciamo, per aiutare a non appesantire questi organi che sono i nostri filtri vitali e che devono durare in salute e funzionabili il più a lungo possibile. Quindi mi raccomando, prevenzione come stiamo dicendo sempre e più che altro anche coerenza e quando si decide di intraprendere questa strada, insomma, di farla nel modo corretto, perché succede anche che ci sono persone, ahimè purtroppo, che non seguono quelle indicazioni che tu dai perché le dai personalmente, ognuno ha le sue indicazioni. Ognuno ha le sue indicazioni e certamente a questo dobbiamo aggiungere anche una sana attività minima, non per forza dobbiamo diventare tutti dei campioni di fare le gale, le muscolosi, eccetera, non è quello l'obiettivo, ma è abituarsi proprio o introdurre questa sana abitudine di fare movimento, quindi movimento quotidiano, faccio le scale, faccio tre fermate a piedi, vado a farmi una camminata. Questo va assolutamente abbinato insieme a un'alimentazione equilibrata, a quelle che sono le attenzioni per i programmi depurativi che sicuramente saranno utili al nostro organismo. E facendo questo, andremo veramente ad eliminare anche tante altre, non dico patologie, però altre problematiche che magari ci possiamo ritrovare. Certo, altri squilibri, altri disturbi che si verificano e si manifestano in qualche modo. Quindi voi scriveteci, noi vi aspettiamo, poi Enza, come sempre, vi risponderà. E come concludiamo questo appuntamento, Enza, cosa vogliamo dire ai Allora, nostri amici? vorrei invitare chi ci ascolta, chi ha piacere di seguirci, perché tra poco inizieremo un progetto social che chiameremo Maratona Detox. Proprio aiutiamo le persone che per la prima volta si approcciano a questo metodo ad essere inserite in un gruppo anche Telegram, ad esempio, dove possono fare domande, dove leggeranno, condivideranno i consigli, le indicazioni di questo programma passo dopo passo. Questo magari mi fa piacere se qualcuno vuole aderire scrivendoci appunto all'indirizzo che tu di solito gentilmente metti in sovraimpressione. Che c'è, infatti è già qui sotto, quindi scriveteci, avrete maggiori indicazioni. Io ve le consiglio perché è da un po' anch'io che ci sono in questi, in questi giri, chiamiamoli così, e ci sono consigli davvero preziosi che se seguiti alla lettera vi regalano quello star bene che insomma serve sempre. Esatto, il benessere di cui abbiamo bisogno tutti i giorni. Tutti i giorni, ma anche la forza e la vitalità, è questo. Esatto. Perché davvero possiamo ritrovare veramente tantissimo stando bene, con percorsi sani, salutari e prevenendo. Brava, brava Barbara. Enza, ti ringrazio Grazie a per te, queste come preziose sempre. informazioni. Alla prossima. E A presto, arrivederci a tutti. un saluto anche da parte mia a tutti voi, seguiteci e scriveteci. Ciao! Ciao.